Ragazze e ragazze, benvenuti come sempre in questo nuovo video. Allora, io sono la Rovi, questo è il salotto della Rovi. Benvenuto se è la prima volta che graviti da queste fantastiche parti. Questo è il mio canale YouTube, la Rovi Tube. Che fantasia, portami via, benissimo. Allora, ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Di cosa parliamo oggi? Parliamo dei prodotti che io ho acquistato perché li ho visti sponsorizzati dalle influencer. Dato che le influencer influiscono su di me, non si sa perché influiscono sempre, ce la fanno, cioè mi convincono sempre che quello che sponsorizzano è la cosa migliore che io possa comprare, e così è stato. Però volevo insomma darvi delle recensioni a riguardo, perché in realtà non sempre, diciamo, le cose che poi alla fine acquisto mi soddisfano. Quindi volevo insomma darvi una mia recensione, dato che non faccio l'influencer ovviamente, non sono, diciamo, non influenzo, ma subisco l'influenza. Volevo appunto darvi la mia recensione da consumatrice dei prodotti sponsorizzati dalle influencer. E di due case in particolare, di due prodotti diversi, ovvero di Zago Milano e di Espresso, ho fatto anche gli unboxing, quindi andate sul mio canale, ve li lascio qua sotto i video, ve li lascio qua su, e andate a vedere prima cosa ho comprato, così vi illustro i prodotti e qua venite per la recensione. Ed inizierei proprio dai prodotti di Zago Milano. Allora, vi ho già, diciamo, fatto presente in altri video le mie perplessità. Sicuramente di quello che ho comprato promuovo questo bagno schiuma doccia, così si chiama, bagno schiuma doccia. Qui era deciso Zago Milano se un bagno schiuma o un bagno doccia, perché vi ho già spiegato la differenza tra bagno schiuma e quello che va dentro la vasca, quindi un pochino più corposo e un pochino più spesso, e quindi durante il bagno, diciamo, si scioglie di più. Il bagno doccia dovrebbe essere un pochino più leggero perché è proprio sotto la doccia, quindi prodotto che è, come posso dire, è cotto e mangiato, è velocissimo da utilizzare. E questo qui, in ogni caso, anche se appunto è un indeciso, diciamo, può essere forse utilizzato per una e per l'altra cosa, io lo uso sotto la doccia e devo dire che mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto il pack, mi piace il dispenser in questo modo, cioè non il tappo, che di solito il bagno doccia e il bagno schiuma hanno sto tappo, invece questo, devo dire, è un'ottima trovata, e il profumo è buonissimo, è delicato sulla pelle, non mi ha causato nessun tipo di problema, quindi promosso. Mi pare che il costo sia sugli 11 euro. Tutto il resto invece di Zago Milano mi ha un po' deluso, e parlo di questi tre prodotti. Allora, in particolare mi ha deluso questo balsamo nutriente labbra, ve l'avevo già detta questa cosa ma confermo la recensione negativa, questo balsamo che si chiama Tanti Baci. Cioè, io non so se mi dispiace che dalla telecamera non riuscite a vederlo. Cioè, vedete come spesso dentro ci sono dei microgranuli che non mi danno in realtà fastidio, però una cosa un pochino impegnativa secondo me. E la profumazione non mi piace, quindi bocciato. Continuo a utilizzarlo prima di andare a dormire, me lo metto, però senza grandi entusiasmi, ecco. Altra cosa che non mi è piaciuta è questa Under Makeup Skin Prep Ciao Ciao Bags, che è una crema, diciamo, contorno occhi. Questa crema qua, al di là del pack che è meraviglioso, in realtà si apre così, è carinissimo. La crema invece no, lascia una patina sotto l'occhio quando la crema, diciamo, dovrebbe assorbirsi, cioè una volta che in teoria è assorbita non dovrebbe lasciare nulla sulla pelle, a me lascia tipo proprio una patina spessa di prodotto secco, cioè non so come dirvi, assolutamente da non utilizzare prima di truccarsi, perché se sopra ci mettete poi il correttore, cioè una roba che non si può guardare secondo me. E oltretutto, per essere semplicemente 15 ml e per insomma l'uso che poi appunto uno ne fa, non
secondo me non vale proprio la pena. Tra l'altro questa crema ha un effetto tensore, però che si sente importante, e se non lasciasse questa patina sarebbe top, ma il problema è che lascia questa patina di prodotto, no, zero, bocciatissimo. E questo l'ho praticamente finito, quindi diciamo una recensione assolutamente completa e confermata. Il caso è chiuso, andiamo avanti. Ho invece utilizzato, cioè sto utilizzando da 2 settimane, la crema viso, che è la Skin Perfecting Cream, la crema viso perfezionante. Non mi chiedete che cosa serva la perfezione del viso, cioè perfezionante in che senso, non si è capito. Allora, la crema è molto leggera, sembra quasi, diciamo, acquosa, non è una crema corposa, sembra una crema che è quasi acqua, cioè guardate. Vedete, il dito è completamente bagnato, ma la crema sembra non esserci. Si assorbe immediatamente. Il profumo, sì, sa di crema, ma niente di grandi, appunto, anche qui entusiasmi. Ho notato grandi cambiamenti sulla mia pelle? No, però forse la utilizzerò troppo poco tempo. In realtà io comunque ho un amore a prima vista con le creme, o mi piacciono appena le metto, non mi piacciono mai. Questa qui faccio difficoltà, però mi riservo, mettiamo così. Sulla crema ancora diamo qualche chance, però Zago diciamo che in generale non mi ha fatto un'ottima impressione, ecco. Altro prodotto che ho comprato, sempre sponsorizzato dalle influencer in questo periodo, è la Wonder Sea Cream di Vera Lab Estetista Cinica. Questa ce l'ho già da un po', l'ho comprata perché a parlarne fu proprio Cristina, ma tante appunto influencer comunque sponsorizzano un sacco di prodotti dedicati alla vitamina C dicendo che è miracolosa sulla pelle. Ora, è sicuramente una crema antiossidante, questa qui è ottima. Devo dire che usata tutti i giorni a me crea invece, diciamo, fa venire fuori dei brufoletti, quindi questa io l'ho utilizzata all'occorrenza, mi sono trovata bene, l'ho finita, la crema diciamo è ottima. Comunque con l'estetista cinica, ragazzi, non so che dirvi, cioè un po' il passepartout, non sapete dove andare a parare, qua parate bene perché lei lavora bene. Vi avevo già parlato anche della Zero Smog, è la mia crema preferita questa, cioè io la continuo a ricomprare perché è veramente top, cioè quando io ho problemi con la pelle questa mi risolve un sacco di problematiche, cioè non vado a testare roba strana, roba nuova. E devo dire che mi è piaciuto, lei mi piace come lavora, ma lo sapete, ve l'ho già detto. Altri prodotti che ho comprato, sempre perché sponsorizzati dalle influencer, ve li ho fatti vedere già in un altro video, però ora li ho usati quindi posso recensire, sono i prodotti di The Ordinary. Ho preso la soluzione alla caffeina per il contorno occhi e ho l'acido ialuronico al 2%. Allora, iniziamo con questo qui, del contorno occhi, la soluzione alla caffeina. Allora, da quello che ho capito, The Ordinary fa dei prodotti 100% naturali, non hanno nient'altro che appunto quello che c'è scritto. In questo caso appunto c'è la soluzione alla caffeina al 5%, più altre cosine, sempre che ovviamente sono necessari per, diciamo, creare la soluzione, però la particolarità è che, essendo puri, possono essere mixati tra di loro. Questo è un po' il senso. Io ovviamente non mi sono cimentata in grandi, diciamo, esperimenti, perché poi lì bisogna capire, tipo, se hai messo un prodotto acido, allora non puoi mettere un altro prodotto acido sopra perché sennò crea dei problemi. Io non ci capisco molto, quindi non voglio dirvi delle cose che non vanno bene. Questo qua è un prodotto che mi è piaciuto molto. Dire che ha fatto grandi miracoli sulle mie
sotto i miei occhi, no, ma non conosco un prodotto che effettivamente l'ho messo e ho detto wow, questo mi cambierà la vita e le occhiaie spariranno, non ne conosco uno. Diciamo che il contorno occhio lo tengo sempre molto idratato per evitare eventuali rughette o comunque imperfezioni. E, questo prodotto qui l'unica cosa è scomodo, vedete, c'è la pompettina così ed è scomodo metterlo in questo modo perché è scomodo. Ovviamente potete anche metterlo poi sulla mano e spalmare poi sotto l'occhio. Diciamo che come packaging è carino, mi piace questa, diciamo, soluzione totalmente minimale, però non mi piace il fatto che ci sia il contagocce tipo medicina, ecco, no. E, però il prodottino è carino, tra l'altro questo è anche particolarmente economico perché mi pare di averlo pagato sugli 8 euro, non più di 12 se non sbaglio, quindi tutto sommato va bene. Stessa cosa per il prodotto all'acido ialuronico, io lo tengo nella scatola perché questo è un prodotto che io non utilizzo spesso, e, sempre per il medesimo discorso, cioè non voglio appesantire troppo la pelle, ho paura che poi mi escano fuori troppe imperfezioni se abuso di un prodotto senza ben sapere il significato di questo prodotto. Quindi, dato che questo è acido ialuronico al 2%, questo lo utilizzo ogni tanto la sera quando vedo che ho la pelle particolarmente disidratata e voglio dare, diciamo, una sprinti in più. Devo dire che fa il suo lavoro, nel senso al mattino dopo mi trovo con la pelle idratata il giusto e va bene. Vi ripeto, qui il problema è che io non sono super esperta di mix dei prodotti di The Ordinary, però ci sono un sacco di ragazze sul web che vi sanno spiegare meglio di me questa cosa. Io posso darvi, diciamo, una recensione pura sul prodotto e devo dire che io li passo. E il costo, tra l'altro, di questi prodotti non è nemmeno eccessivo e va bene. Secondo me sono prodotti che vale la pena testare e provare, ecco. Arriviamo a un altro prodotto che ho comprato sempre perché visto, sponsorizzato dalle influencer, che è questa, diciamo, maschera viso alla calendula e aloe di Kiehl's. Questa è una maschera che ho utilizzato, ormai l'ho finita. Il profumo è buonissimo, l'ho preso la mini size io per insomma testarla perché anche lì con le maschere viso, soprattutto quelle molto diciamo ricche, ho paura che mi creino dei problemi, quindi prendo sempre la mini size. Poi le maschere dopo un po' che le avete aperte le dovete buttare, quindi quelle confezioni giganti, cioè io faccio le maschere una barra due volte a settimana quando sono fortunata, quindi non vado oltre, non voglio diciamo comprare appunto le maxi confezioni. Ho preso la mini size, il costo non lo ricordo perché è già qualche mese che ce l'ho. Questa qui è appunto una Shooting Hydration Mask, quindi una maschera molto idratante. Questa qui l'ho usata veramente in momenti disperati della mia vita, cioè quando la pelle proprio chiedeva pietà, tipo Francesca, aiutami tu, e mi è piaciuta molto in quei momenti, però dovete avere la pelle veramente ridotta male e secca per utilizzare questa. Qui c'è scritto che va bene su tutti i tipi di pelle, sulla mia usata nel momento in cui in realtà la pelle non ne ha bisogno. Dopo il giorno dopo i brufoli, quindi no. Però i prodotti di Kiehl's sono sempre buoni. Il fatto che ci siano le mini size è top per poterle appunto testare, quindi questo comunque è un prodotto che alla fine promuovo, cioè questo va bene quando voi avete la pelle secca, cioè questa è una mano santa. Io quando l'ho utilizzato devo dire top. Ultimi due prodottini, vado super veloce, sono questi di Espresso. Non ho utilizzato ancora il contorno occhi, ma sto iniziando a testarlo, a breve vi dirò perché era nella box che appunto conteneva questi altri due prodotti di Espresso. E, il mascara ve l'ho diciamo sostanzialmente promosso, un mascara molto corposo, molto ricco, allunga le ciglia e vi deve piacere. Mi piace, sì.
cioè sì, senza entusiasmo, come anche Glassy, che è appunto questo blush in gel, che prende il colore della vostra pelle. E purtroppo io l'unica cosa che vi ho già detto che critico di questo blush è la durata, cioè non è una roba che vi dura tutto il giorno, fa il suo effetto, diciamo, quando lo mettete, ma poi diventa appunto complicato tutto il giorno l'effetto gel blush, non, almeno la mia pelle non lo tiene, però è un prodottino simpatico. Secondo me questo qui in estate con l'abbronzatura è da 10, cioè questo proprio secondo me con l'abbronzatura dà una marcia in più. Adesso sì, non ho grandi entusiasmi, anche il mascara lo promuovo, cioè se li volete provare sono prodottini carini, validi, vanno anche un pochino di moda in questo momento, però dirvi che sono le cose migliori che io abbia mai provato nel make-up, forse no, onestà. Allora, ragazzi e ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate ovviamente cosa ne pensate di questi prodotti, ditemi anche voi se li avete utilizzati e confrontiamoci come sempre. Mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like se vi è piaciuto questo video e di, perché non mi ricordo mai, di iscrivervi, ve l'ho detto, di mettere like, sì, condividere, salutatemi e va bene così. Io vi mando un bacione come sempre e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!